una sfida tra il Pescara e il Novara, i cui allenatori sono De Baroni, quindi Baroni era qui l'anno scorso, adesso ha fatto una grande stagione a Novara, è lì e io sono qui, quindi non è una sfida nella sfida. Qua conta solo una cosa, chi va in Serie A, chi vince questa partita per poi giocarsi la finale, quindi non è che conta l'allenatore che c'è in panchina. Ma un punto di forza certamente sono una ottima solidità difensiva e le ripartenze dei giocatori che ha davanti. Al contrario di quello che si dice, è una squadra costruita secondo me per centrare i playoff, perché ha giocatori di assoluto valore e penso che abbia fatto in questo campionato il minimo che potesse fare, come noi, raggiungere i playoff. Ma non c'è un favorito, io, se chiedete a me, nella mia testa i favoriti siamo noi, ma è una cosa che ho nella mia testa, non c'è una favorita oggettiva. Io penso che sono pienamente convinto che questa squadra può arrivare fino in fondo, però poi alla fine parla sempre il campo, quindi oggettivamente una favorita non c'è. È ovvio che noi abbiamo un piccolo vantaggio, che è quello che con due pareggi passiamo noi, o una stessa differenza reti nelle due partite passiamo noi, quello è un piccolo vantaggio che ci siamo procurati arrivando davanti, ma è un vantaggio lieve, nel senso che poi sappiamo benissimo che il Novara è una squadra che fuori casa ti può mettere in difficoltà come lo può fare in casa. Andremo a Novara per vincere come sempre, per provare a vincere come sempre, quindi non, certamente non ci facciamo condizionare dal fatto che ci possono per esempio bastare due pareggi, noi siamo quelli, dobbiamo essere e saremo quelli fino in fondo. Ci serve fare una prestazione come abbiamo fatto il più delle volte, ci serve essere convinti come lo siamo sempre stati, ci serve avere entusiasmo e non euforia, non superare quell'asticella che può procurare dei problemi. Stiamo bene, io sono sereno, la squadra spero che non sia troppo serena, ecco, perché bisogna avere anche un po' di pepe.